Allora siamo svegli dalle 5 e mezza di mattina, ora sono circa le 7:05, pronti per andare su Indolomiti. Oggi per me sarà dura, però ci siamo. Campanile, zona Cimolais. Adesso andremo su con Alex, camera, che è uno scalatore, e faremo qualche bella ripresa col drone. Man mano ci aggiorniamo per la giornata. Quindi questa è la situazione. E noi oggi andiamo su. Abbiamo questa DJI Osmo Action, così da fare qualche scena se non devo tirare fuori, cioè così non tiro fuori il cellulare e ho delle scene tipo grandangolare in alta risoluzione. Ciao Alex, ciao, allora Nando. Oggi dove mi hai chiesto di venire, dove mi hai portato? Oggi ti porto al campanile, un posto eccezionale che si trova lassù e sono 120 metri di scalata da fare, che mi accompagnerai tu perché sei un grande, mi fido di te, e siamo in Val Montanaia, quindi un posto fantastico. Super avventura, sono contentissimo di essere qui oggi con Alex, e sarà veramente avvincente percorrere i passi dei più grandi alpinisti che hanno profanato questo monolite in Val Montanaia, e siamo pronti a salire fino su per attaccare la via. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Arriveranno dopo domani, no? Ecco dal fondo che sale il nostro staff. Alex si toglie i pantaloni, si cambia. Qui siamo dentro il vallone che ci porterà poi in prossimità del campanile di Val Montanaia. Me lo indichi? Eccolo là, guarda là il campanile. Quello è il campanile di Val Montanaia. Questo monolite che sovrasta la valle e che ci guarda. Siamo a metà dell'opera, quasi. All'inizio. Siamo all'inizio? Siamo a metà, quasi, dai. Quasi a metà, con Lisa che è la compagna di Alex. Siamo, ovviamente lui professionista, è già su, con calma, un po' di fiatone, però guardate che spettacolo, che panorama, assurdo. Adesso ci va su. E speriamo di arrivarci il prima possibile, no? Speriamo di arrivarci. La situazione è questa. Il brecciaio. Cominciamo la parte di vegetazione. Salita un po' più facile. Per di qua. Siamo sempre con Alex, che si è cambiato nel frattempo. Questa è una ripresa verso il basso della valle, qui Valle Cimolana. Valle Cimoliana. Intorno a noi uno scenario stupendo. Friuli Venezia Giulia. Eccolo lì che si presenta dallo zoccolo fino alla sua sommitale. Ambiente stupendo. Diciamo la verità, è super tosta, super super tosta, ma sappiamo che ne varrà la pena. Ora risparmio le fatiche, non parlo più. Ok, una corda si appoggia da qui sotto. I zaini poi li lasciamo qua, direi. Sì, se vuoi portarne tu uno, giusto per mettere qualcosetta. No. È lui, Alex Camera. Noto ragazzo del paese di Cimolais. Che viene su. Sai che ho visto che... Se ti ha fastidio, lascia stare. Non vedo bene gli appigli.
ti credo, sono occhialacci da 5 euro. Sì, sono dei cazzo. 5? 5 euro. È vero. Ok. Attaccati pure la borsetta con la magnesite. Ok, Toro. Boh, sappiamo su. Già tutto. Quando arrivo su ti dirò mollo tutto. Uh-huh. In questo caso non sono neanche qua dentro, quindi tu non devi fare niente. Io mi tirerò su tutte le corde. Dio buono. Ok, tirerò su le corde. Vedrai che le corde finiranno, saranno tutte su. Quando vi sentirai così, vengo su. Puoi anche partire. Ok. Ok? Va bene. Adesso posizione col drone. Ormai non lo vedo più, sarà in mezzo alle rocce lì. Alex, good luck. Adesso cominciamo a fare due belle ripresine. Siamo appostati pronti. Devo capirmi un attimo, ok. Quindi tu vai così praticamente, vabbè no, perché c'hai i ganci, hai il gancio pian piano. Alex, non so perché, ho visto ribaltarsi il drone. Vabbè. Dove si è ribaltato? Come si è ribaltato il drone? Il drone, non so perché, l'ho visto, ero in pieno cielo, l'ho visto ribaltarsi e ho perso il segnale. Dio. Ma allora non ha preso le cose... Ho perso il drone, ebbene sì. Recap della situazione, bestemmia, molto male. Non ci possiamo fare nulla, oggi la giornata al campanile è andata così, Alex sta scalando, speravamo di fare un bel video quando lui era in cima, ma niente, toccherà comprarne un altro quando si avranno i soldi e magari riprovare. È un po' masochista detto così, no? Riproviamo, però così è. Comunque, paesaggio. Mi sono demotivato così tanto che non sono nemmeno andato nella baitina rossa che c'è di là, al di là della vallata. Perché c'è. Allez Alex, dai! Siamo qui all'arrivo del secondo tiro. Ecco Alex, superato il strapiombi magnificamente. Il drone che ci doveva finire fare i film, chissà dove è finito. 10.000 euro di drone. Sono qui nel vallone di Cimolai. Incredibile. Siamo alla fine del terzo tiro, Alex Camera, l'orgoglio del Friuli, il camoscio di Cimolai, eccolo lì, bravo, intanto proseguono le ricerche del drone e niente, io attendo qui Alex, guardate che spettacolo, campanile di Valmontanaia, un sogno che si avvera per tutti. Spettacolo. Posti più un po' a sinistra, vedi? Uh-huh. Qui dietro è roba buona. E qui è tutta roba buona. Usi anche, come ti ho detto prima, scalette. E voilà. Guarda. Guarda qua. Ok.
Voilà. E qui vieni su benissimo. Queste si possono tirare così. Qui metti il piede. Sì, o se no tiri anche di qua su. Ti tiri su, fai una trazionata proprio. Va bene, e riesci a rimontare qua così. Però qui ci sono i gradoni. Io farò così, guarda. Toro, com'è andato fino adesso? Ma insomma abbastanza, dai. Sei stato bravo, grazie a te, insomma siamo riusciti ad arrivare sani salvi, incolumi. Qui siamo sul pulpito Cozzi, detto così. Poi dovrebbe partire un tiro qui, uno dentro la lama, che presumo che sia questa, e attraverso qua a sinistra. Invece qui c'è un pezzo più facile, vedi, che sono i super gradoni, ok? E dovrebbe essere un po' più semplice e ci riporta poi nello stesso punto. Sono lì sulla sera, ah, ecco. Sì, sì, sono là. Oddio. Sì, sono là. Io boh, sono già lassù. Sono lassù praticamente, lì. Porca miseria. Che voglia. Non la farei mai. C'è stata un po' una giornata un po' nera, un po' così, un po' per me, per il drone, un po' tanto per me, un po' perché la rete trasmittente per parlarci mentre scalavano gli è caduta giù nella vallata, quindi l'abbiamo persa e quindi non ci sentivano più, non sapevano più se uno stava bene, se l'altro stava male, non sapeva più niente. Un po' tutto insieme così, ahimè, è andata in questo modo. Quindi loro sono riusciti almeno a scalare la cima del campanile, solo che appunto anche quello, un'altra cosa negativa, non avevano più batteria nella DJI che gli avevo dato, quindi nemmeno quello siamo riusciti a immortalarlo. Questo viaggio si rifarà il giorno che ci metteremo tutti insieme organizzati molto meglio di quello che abbiamo fatto questa volta. È stato veramente è stato un primo incontro, è stato un conoscersi con Alex, che alla fine io la prima volta che veramente ce l'ho conosciuto, e siamo andati in un'avventura veramente incredibile. Quindi prima volta per conoscersi e per insomma capire un po' se tutto va perfetto, vuol dire che sbagli qualcosa. Quindi in quel momento sappiamo già che stavamo facendo una cosa veramente bella. Ed è successo. Questo fa parte del percorso, no? Prossima volta, drone, rendete bene, si trasmettete serie, tutto quanto. Sarà veramente una figata. Avete visto che ripresa che poteva diventare tutto quanto. Ci sono un sacco di video su YouTube di Valmontanaia, di questo e l'altro. Però volevamo fare davvero una cosa fatta bene. Con loro oltretutto scalatori, arrivare insieme al campanile con a suonare anche la campana sarebbe stato figo, ma neanche tempo di iniziare il drone è caduto. Quindi, ahimè, ho visto che comunque il drone è colpa mia, immaginavo, però non capivo sul momento, non avendo visto nulla intorno, non capivo, invece alla fine è stato un problema mio. Ho beccato un punto di una cresta e il drone ovviamente è caduto. Tutto qua, quindi mi accollo questa cosa e si comprerà un altro drone quando ci saranno questi sufficienti. Detto ciò, io sto registrando questo video in fase quarantena, siamo in Friuli, quindi zona arancione è già arrivata. Oggi è martedì 17, concludiamo questo video, ho praticamente la mia fonte di luce è la mia lampada, quella da letto, con la faccio con la maglietta solo per farla da diffusore. Quando non hai spazio, non sei in studio, fai con quello che hai, insomma, più o meno combini. Detto ciò, sì, siamo in quarantena, nel senso siamo in zona arancione, non siamo con la zona rossa, e quindi comunque volevo concludere il video, essendo che io non avevo clip da inserire e Alex non aveva più la GoPro carica, interrompe così il video, insomma, e quindi questo è quanto. Finirà la quarantena, arriverà un altro drone e ripartiremo più carichi di prima. Questo è veramente il primo vlog che faccio su sto canale. Spero che in tutto il male che c'è nel perdere il mio Mavic 2 Pro, magari almeno vi ho intrattenuti un pochino. Questo era il nostro primo semifallimentare video e viaggio avventura in Valmontanaia, Cimolais, Friuli Venezia Giulia. E ne arriveranno degli altri.